Ciao a tutti, io sono andato, benvenuto nel mio canale e comincia la prima vera questione del calciomercato, questo calciomercato invernale 2023. E qual è la prima questione del calciomercato 2023? Cristiano Ronaldo. Sappiamo bene che ieri Cristiano Ronaldo ha rescisso il contratto con il Manchester United, una recessione consensuale sia da parte del Manchester United che da parte del Real Madrid. Quello che voleva Cristiano Ronaldo, con quell'intervista, cosa cercava Cristiano Ronaldo? La rescissione del contratto e l'ha ottenuta. Ora può fare un mondiale tranquillo, può andarsi a giocare questo mondiale e dimostrare che ancora lui è Cristiano Ronaldo, ancora lui è l'attaccante più forte di tutti. Così dopo, a gennaio, può scegliere la squadra che vuole. Dove può andare? Il problema è quello: quanto vuole Cristiano Ronaldo? Se Cristiano Ronaldo chiede quell'ingaggio che al Manchester United sui 25 mi sembra, mo, giù non me lo ricordo quanto, però se chiede quell'ingaggio, chi lo può prendere? C'era stato il Chelsea in estate che lo voleva e dico che l'esterno di Tuchel è stato fatto perché i proprietari del Chelsea volevano Cristiano Ronaldo e Tuchel non lo voleva. Può andare al Chelsea, come può andare a Newcastle, perché il Newcastle in questo momento è un'ottima squadra, è la squadra del fondo arabo e ha tanti soldi, è l'unica che in Premier può dare quel tipo di ingaggio. Glielo potrebbero dare tutti, però se in questo momento c'è una squadra che può puntare, che se non è secondo me il Newcastle, dicono al Real Madrid, però non penso che vada al Real Madrid. 6 mesi, che facciamo? Facciamo l'affitto in 6 mesi, dopo 6 mesi, no. Secondo me, se Cristiano Ronaldo andrà in una squadra dove gli faranno un contratto di uno o più anni e dove deve stare al centro del progetto. Secondo me è l'unica squadra che in questo momento lo può mettere al centro del progetto, perché ambizioso, e quello è il Newcastle, perché il Newcastle con la nuova proprietà ha bisogno di un giocatore simbolo. Voi vi immaginate Cristiano Ronaldo a Newcastle, cosa succede in Arabia Saudita? Ve lo immaginate? Io vederlo andare a giocare in Arabia Saudita non lo vedo, però vederlo giocare nel Newcastle con proprietà dell'Arabia Saudita lo vedo benissimo. O lo Sporting Lisbona, no, non lo vedo. Non è che va lì perché vuole giocare la Champions 2 partite, perché sa benissimo che lo Sporting e non va neanche allo Sporting, perché se non mi sbaglio lo Sporting è pure in Europa League, no no, in Champions, non mi ricordo comunque, però no no, è in Europa League, è in Champions, scusate, è in Champions, però non lo vedo neanche lì, no, in Europa League, ma proprio in questo momento la confusione sullo Sporting, però non lo vedo allo Sporting. Io dico Newcastle, io dico, cioè, non dico al 99%, però dico 70% può andare a Newcastle. In Italia si parla del Milan, si parla dell'Inter, del Napoli, della Roma, ma il problema è un altro. Cristiano Ronaldo che ingaggio vuole? Se l'ingaggio è quello là, non va, non può venire in Italia. Se l'ingaggio è superiore ai 20 milioni, in Italia non gliele dà nessuno. L'unico che gli potrebbe dare è la Juve, ma la Juve già ha dato il suo con Cristiano Ronaldo. Io sono stato uno, quando è venuto Cristiano Ronaldo, sono stato il più contento di tutti, perché veniva, secondo me, il giocatore più forte. Perché è il giocatore più forte, il giocatore che è andato a vincere dappertutto. Sì, Messi è quello che ha più fantasia, però Messi non si è mai messo in discussione. Quando si è l'unica volta che si è messo in discussione, non è andato in una squadra qualunque, è andato al Paris Saint-Germain, e che ha fatto? Ha vinto quello che ha vinto ogni anno, cioè un campionato. Il fatto che si parla pure, no, della Juve, ormai per me la Juve ha dato, l'ha preso, secondo me è stata un'operazione finanziaria perfetta. Poi mettere in mezzo che c'è stato il Covid, se no senza il Covid, vedevate quanto volto stadio era pieno con Cristiano Ronaldo, vedevate quante persone venivano al Museo Juve perché c'era Cristiano Ronaldo. È un'operazione perfetta, però quando tu fai un'operazione così ti puoi immaginare di tutto, si può immaginare un infortunio, si può immaginare che non si è andato, però non ti può mai immaginare una pandemia mondiale. C'è stata quella pandemia mondiale, ricordiamo che quasi
campionato intero, mezzo campionato l'abbiamo giocato a porte chiuse, uno quasi a 8 porte chiuse, e l'effetto Ronaldo si è smarrito perché non è potuto fare una tournée oltreoceano. C'è stata una volta solo una tournée oltreoceano e abbiamo visto l'effetto Cristiano Ronaldo, cosa significa avere Cristiano Ronaldo quando si è andato in Corea, quando sei andato in Cina, quando sei andato in Giappone, e le persone erano così, i soldi entravano perché c'era Cristiano Ronaldo, le magliette di Cristiano Ronaldo vendevano. Poi c'è stato il problema del Covid, che non è una cosa che tu puoi mettere in conto quando fa un'operazione del genere, e poi si è dimostrata finanziariamente, dicono fallimento, per me non è un fallimento perché tu hai messo il marchio Juve insieme al marchio Cristiano Ronaldo sui social, è scoppiato, ha fatto il boom, e come possiamo vedere, che penso che la Juve non andrà, perché la Juve ha fatto un'operazione, ha deciso di fare un'operazione differente, è già il fatto che non ha rinnovato Dybala, non ha puntato su Vlahovic e Chiesa, non va a prendere Cristiano Ronaldo. E poi, sinceramente, dove lo metti Cristiano Ronaldo lì? Questo modo dove lo metti? Io non può mettere ovunque ti fa la differenza, però è gestire Cristiano Ronaldo, perché con Cristiano Ronaldo è un marchio, un'industria, non è Cristiano Ronaldo il giocatore. Dietro Cristiano Ronaldo c'è un impero. Ricordiamo che i guadagni di Cristiano Ronaldo sul calcio sono solo il 5% di tutti gli altri guadagni che ha dietro Cristiano Ronaldo. Solo avere il marchio CR7, quello è un marchio che fa soldi. Solo che ti chiami, solo che Cristiano Ronaldo dice bah, dice ah, fa soldi. Ci rendiamo conto che è stato il primo uomo a superare soglia, non so, 500.000 iscritti su Instagram. Ma ci rendiamo conto? Ecco perché io dico, Cristiano Ronaldo non può mai essere un problema, è sempre una cosa in più. Poi il fatto del Newcastle e del Manchester United, e lì la verità non la sapremo mai. Lì la verità non la sapremo mai, perché come dico sempre, noi sentiamo le campane di Ronaldo, e poi sentiamo la campana dell'allenatore del Manchester United. La verità, secondo me, è sempre in mezzo. Cristiano Ronaldo pensava che fosse più ambizioso il Manchester United, perché lui la scelta di andare al Manchester United, parliamoci chiaro, è stata una scelta all'ultimo momento, perché lui, come abbiamo visto, se ne voleva scappare dalla Juve, ha fatto di tutto per andarsene dalla Juve. La scelta, io secondo me, il fatto che doveva scegliere fra Manchester City e Manchester United, non ci credo. No, secondo me forse c'è stato un contatto, però non lo vedeva al Manchester City con Guardiola. Guardiola è uno che ha un ego superiore, se non ai livelli di Ronaldo, ma ci manca poco. Sappiamo già come ha fatto, come è riuscito, come è andato a finire con uno che ha un ego superiore, come Ibrahim, ci sono andati allo scontro totale. Però voi dite sì, però ha gestito Messi. Però Messi, a differenza di Ronaldo e Ibrahimovic, come non vorrei essere, è più semplice, è più, no, come posso dire, il fatto che non ha quell'ego, no? Poi andate a sentire Ibrahimovic, andate a sentire Cristiano Ronaldo, si definiscono come un dio sceso sulla terra. Ibrahimovic, quando ha detto quella famosa frase, se vogliono che io resto a Parigi, devo togliere la Torre Eiffel e mettere la mia statua, oppure quella famosa, ora che sono andato via io dall'America, posso tornare a guardare il basket. Sono cose, dai, che non direbbe mai Messi, perché Messi è un carattere più docile, docile nel senso buono, no? Allora, se no può succedere un casino, non ha quel coso tutto io che ha Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Poi con Guardiola è cresciuto, no, è cresciuto con Rijkaard, poi è cresciuto con Guardiola, e là l'effetto è diverso. Invece Cristiano Ronaldo, se voi vedete Cristiano Ronaldo, chi è andato d'accordo? Con Ancelotti.
con Zidane. Pure secondo me è andato d'accordo pure con Allegri. Perché? Perché lo sapevano gestire. Se dovevano chiudere l'occhio, si chiudeva perché era Cristiano Ronaldo e si chiudeva. Il problema, dove va Cristiano Ronaldo? Io dico Newcastle. Secondo me al 90% va a Newcastle, poi tutti gli altri si va in Italia se vuole quelle cifre. Non viene di certo perché a quelle cifre, a 25, pure a 20, in Italia non lo prende nessuno. E quelli che dicono è troppo vecchio, io non lo voglio. Qualunque squadra che andrà a Cristiano Ronaldo dopo il mondiale, che andrà a Cristiano Ronaldo dopo il mondiale, io vorrei dire, qualunque squadra appena ufficializza, no, ultima ora, Cristiano Ronaldo a tale squadra, i tifosi dopo neanche un secondo sono sui social a scrivere Cristiano Ronaldo è nostro, perché Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo sempre. E chi non lo ammette è ipocrita. Lo dico chiaramente, proprio perché Cristiano Ronaldo è un giocatore futuristico, è un giocatore fuori dal comune. E quelli che facevano, fanno gli esperti che criticano Cristiano Ronaldo, che Cristiano è un giocatore comune e hanno esaltato altri giocatori, ora devono stare zitti. Avete capito chi? Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per essere aggiornati su tutto. Oggi non faremo il commento di, non lo so, mo vediamo quale partita commentiamo, se commentiamo pure la partita di Marocco o Croazia, però commenteremo sicuramente quella della Germania, della Spagna e del Belgio, mo vediamo pure se commentiamo quella della Croazia. Che vuoi dire? Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, ciao, alla prossima. Proposta, andate sui miei social, ciao!